Giovedì abbiamo una videoconferenza con il distretto del commercio per valutare le soluzioni praticabili e soprattutto democratiche. Marco Butti, assessore al commercio del Comune di Como, sta pensando alla fase 2 per gli esercenti della città. Una sfida perché il municipio dovrà aiutare i commercianti a poter riaprire nel rispetto del distanziamento anticontagio, soprattutto per quanto riguarda i bar e i ristoranti. Vogliamo garantire parità di trattamento agli esercenti, prosegue Butti. Una cosa è certa, siamo tra le poche amministrazioni ad aver messo nero su bianco che nessuno dovrà pagare nulla per l'occupazione del suolo pubblico nel periodo di lockdown. Nel frattempo, dal PD di Como arriva una proposta: pedonalizzare Viale Genoa e Piazza De Orchi per disporre i tavoli secondo le norme di distanziamento sociale, utilizzare Piazza Cavour con lo stesso intento per permettere alle attività di non perdere posti e guadagni, dice il segretario cittadino Tommaso Legnani. Rivedendo gli spazi destinati ai tavolini oltre ai limiti pre-coronavirus, si garantirebbe la distanza tra avventori e con questa il diritto degli operatori di rimettersi al lavoro senza ridurre i coperti. Ci sono poi molte altre possibilità analoghe, come via Garibaldi e viale Cattaneo, soluzioni che invitiamo il Comune di Como a studiare.